Ciao amici, sono Simone. Benvenuti al nostro canale televisivo Happy Life. Su questo canale le notizie vengono trasmesse contemporaneamente dai nostri giornalisti in Italia. 1. Romina Power brutale contro Albano, la lite è finissima malissimo, schiaffeggiata da lui, è scappata via. Cosa è successo? Sempre al centro del gossip, la coppia composta da Albano Carrisi e Romina Power. Già, si torna ancora a parlare di loro, perché secondo il settimanale di più, i due ex avrebbero avuto un ultimo duro scontro. Nuovi attriti tra l'americana, l'ex marito e ovviamente Loredana Lecciso, l'attuale compagna di Albano. Già, perché si apprende che Romina ha trascorso le sue vacanze estive in Puglia, ma tenendosi alla larga da Cellino San Marco. In Puglia Romina ha da tempo una tenuta tutta per sé, dove nel 2020 ha trascorso il periodo del lockdown forzato. Ma quest'anno ha deciso di affittare Villa d'Aquino, una dimora con piscina, che si trova a oltre un'ora di distanza dalla città di Albano. Come mai neppure una visita? Come mai questa tensione e questi nuovi attriti? Secondo quanto rivelato da Di Più, Romina non avrebbe affatto gradito una delle ultime interviste concesse da Albano, in cui ha parlato di tutta la sua felicità al fianco di Loredana, aggiungendo di essere pentito per il fatto di aver concesso in passato ad altre persone di inserirsi nel loro rapporto. Ma non è tutto. Alcune fonti citate dalla Rotocalco affermano che persone dell'entourage di Romina Power avrebbero assicurato che la 69enne avrebbe invitato Albano a tenere a freno la lingua della compagna Loredana. Insomma, la Lecciso di Romina non deve parlare. E lo scontro, infinito, continua. Nell'intervista in questione, infatti, anche Albano avrebbe schiaffeggiato la ex moglie, ecco cosa ha dichiarato. Nel 1996 ha scelto la sua vita, spiega Albano a Oggi, riferendosi alla Power. Abbiamo avuto un gran bel passato insieme, poi è scesa la notte. Tutti pensavano che da uomo del sud, quale sono, non avrei mai potuto rifarmi una vita. Io invece me la sono rifatta come era giusto accadesse, e ne sono orgoglioso. La sua seconda vita è iniziata con Loredana Lecciso, pugliese come lui. I momenti difficili ci sono stati, ma ci hanno unito ancora di più, ammette Loredana. Ci hanno permesso oggi di avere il giusto equilibrio. Siamo molto simili, più simili di quanto la gente immagini. E ha contato molto anche il rispetto delle reciproche individualità. Noi abbiamo i nostri spazi, li preserviamo, ma poi facciamo le cose insieme con entusiasmo, ci ritroviamo. Secondo il 78enne crooner di Cellino San Marco, il senso della famiglia è imprescindibile, sia per lui sia per Loredana. Entrambi lo hanno fortissimo. Siamo pronti a fare qualsiasi sacrificio per i nostri figli. Poi ci sono l'umiltà e la solidità. Siamo stati bravi soldati. E questo nonostante il gossip, ciclicamente, tenda a dividerli per rilanciare la favola del ritorno di fiamme del vecchio amore, quello tra Albano e Romina. Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi, sottolinea ancora la Lecciso, decisamente combattiva. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia. 21 anni fa, l'inizio del loro amore. Mi ha colpito il suo carisma, ricorda Loredana, mentre Carrisi spiazza tutti. Mi innamorai prima della sua famiglia che di lei. Ma niente matrimonio. È il nostro matrimonio mentale, glissa Albano, mentre la Lecciso chiude il discorso. Con l'età si capisce che ciò che abbiamo è frutto di una scelta che facciamo giorno per giorno. Siamo stati entrambi già sposati in passato. Forse 15 anni fa mi avrebbe fatto piacere il matrimonio, ma solo per una questione di ordine. Ora non lo vedo come un bisogno. Sto bene con Albano e lui con me, conclude la Lecciso.
chi pensava in una cerimonia nuziale imminente resterà con l'amaro in bocca. 2. Dodi Battaglia, morta la moglie. Annuncio straziante del cantante dei Quo. Il musicista ricorda la compagnia da poco scomparsa con un toccante post. Un nuovo gravissimo lutto colpisce la grande famiglia allargata dei Quo e tutti i loro fan indirettamente. Si è spenta quest'oggi Paola Toleschi, la moglie di Dodi Battaglia. Ad annunciare la tragica notizia è stato lo stesso musicista, pochissime ore fa, tramite un post commosso pubblicato su Facebook. Lo storico chitarrista dei Quo ha dato l'annuncio via social, con queste toccanti parole. È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia. Dodi Battaglia. Ad accompagnare il post di Battaglia le immagini di un cielo carico di nuvole, quasi un messaggio a voler lasciare intendere che l'adorata moglie sia diventata un angelo volato in paradiso. La storia di Paola Toschi e Dodi Battaglia. Donato Battaglia, questo è il vero nome del musicista, si è sposato 3 volte. Paola era dunque la sua terza stella, che gli aveva regalato la figlia Sofia, oggi 15enne, la quarta avuta se consideriamo i suoi precedenti matrimoni. Anche lei faceva parte del mondo dello spettacolo, era infatti un'attrice particolarmente rinomata nel mondo degli spot pubblicitari. Fu grazie alla nascita della figlia e alla nuova vita di mamma a tempo pieno che la Toschi decise di abbandonare le scene e dedicarsi ad una vita più dietro le quinte. Prima di lei, Dodi Battaglia si era sposato con la prima moglie, Louise, da cui ha avuto Sara Elizabeth, 1975, e Serena Grace, 1977. Mentre dalla seconda compagnia, Loretta Lanfredi, il cantante ha avuto Daniele, il noto conduttore nato nel 1981. Il tumore al cervello con cui combatteva da ormai diversi anni Paola l'aveva scoperto nel 2010. Ed è stata proprio la malattia ad avere spinto la Toleschi ad avvicinarsi alla fede e, in particolar modo, alla Madonna di Medjugorje. Era stato il marito, Dodi, a spingerla ad intraprendere questo percorso di conoscenza spirituale ed interiore, a partire dal 2013. Fino a quel punto, in effetti, la Toleschi si era dichiarata non particolarmente pia. Dodi Battaglia, in ogni caso, la avvisò di un pellegrinaggio che le avrebbe poi cambiato per sempre la vita. Insieme a lei il membro dei Quo ha vissuto gli ultimi anni, nella loro casa di Bologna. 3. Beautiful, Steffi. La storia con Opeliam si ripete? Tradimenti e rotture. Le anticipazioni americane segnalano la crisi tra la Forrester e Finn. Promesse non mantenute e avvicinamenti sospetti potrebbero causare problemi alla figlia di Brooke. Cosa accadrà nelle prossime puntate americane di Beautiful? Sembra proprio che i protagonisti di Los Angeles continueranno a regnare nel caos. In particolare, il matrimonio di Steffi e Finn subirà altri duri colpi. Le anticipazioni rivelano che qualcosa potrebbe inevitabilmente cambiare anche tra Hope e Liam. Sembra che, al momento, la polizza assicurativa della Logan sia Finn. Il medico rischierà seriamente di perdere la Forrester, soprattutto dopo il ricovero in ospedale di Sheila. La Dark Lady fa ritorno a Los Angeles e semina il panico nella vita di Steffi, che finalmente ha ritrovato il sorriso insieme a Finn, dando alla luce il suo secondo figlio, Ayes. Sheila si rivela essere la madre biologica del medico, il quale non mantiene tutte le promesse. Infatti, sebbene sappia che Steffi sia contraria, Finn resta in contatto con la Carter e le permette addirittura di vedere il piccolo Ayes. Questo provoca una dura reazione della figlia di Ridge, che non è assolutamente disposta a dare a Sheila alcuna possibilità. La Carter, improvvisamente, ha un malore e finisce in ospedale. A questo punto, Finn si troverà in serie difficoltà.
tristezze affronterà Sheila, convinta che stia fingendo di stare male per tenere al suo fianco il ragazzo. Ma cosa c'entra in tutto questo Owl? Se il matrimonio di Finn e Stacy arrivasse al capolinea, potrebbero tornare i problemi del passato. La Logan è attualmente felice insieme a Liam e alla piccola Beth. Pertanto, abbassa la guardia. Sa che la sua storia d'amore con lo Spencer, però, è sempre stata collegata a Steffi, che è anche co-genitore di Kelly. Non è passato molto tempo dall'ultimo tradimento di Liam. Ora che c'è aria di crisi tra la Forrester e Finn, Out potrebbe iniziare a temere il peggio. Tra Steffi e il medico si inserisce un'altra figura, come se non bastasse. Paris Buckingham. La sorella di Zoe ha una cotta per John Finnegan, e questo non è passato inosservato agli occhi attenti dei telespettatori americani. La situazione, dunque, per Steffi è destinata a peggiorare. Di fronte a questi avvenimenti, la zona comfort di Howard potrebbe sgretolarsi se pensa che la storia possa ripetersi. D'altronde, Liam c'è sempre stato per Steffi. Questa volta è pronto a darle il suo appoggio, anche perché non ha alcuna intenzione di permettere a Sheila di entrare in casa della Forrester, visto che lì c'è anche sua figlia Kelly. Liam e Steffi potrebbero riavvicinarsi, ancora una volta? Sicuramente si tratterebbe di un duro colpo per Out, che ora è così tranquilla e serena. Grazie a tutti e se vi piace il nostro canale lasciate qualche commento al di sotto.